Mediante questo video adesso vedremo ed esamineremo diversi passi dell'Antico Testamento e li confronteremo con scritture del Nuovo Testamento, così che vedremo che Gesù Cristo è Dio onnipotente. Nell'Antico Testamento, se leggete per esempio il testo masoretico, troviamo il famoso tetagramma che è composto da quattro lettere. Il tetagramma non ha le vocali e dato che il nome di Dio nell'antichità non veniva pronunciato, oggi non si conosce più, diciamo, la pronuncia del nome di Dio o del nome di questo tetagramma. In pratica il tetagramma io lo chiamerò lo chiamerò Yahweh, ma per semplificare, ecco, non perché Yahweh sia la corretta pronuncia del nome di Dio, ma per semplificare, diciamo, la pronuncia di questo tetagramma, altrimenti sarebbe impronunciabile perché queste quattro lettere senza le vocali sono impronunciabili. Allora, diciamo questo presunto nome di Dio, Yahweh, che troviamo nell'Antico Testamento e che i testimoni di Geova invece traducono con Geova. Attenzione che Geova non è Yahweh, perché Yahweh ha delle vocali diverse rispetto a Geova. Geova ha le vocali E o A, mentre che sono le vocali di Adonai, cioè del termine Signore in ebraico, mentre invece Yahweh ha le vocali A e, quindi ha soltanto queste due vocali. Tra l'altro noi troviamo il termine Yah, cioè il diminutivo, diciamo, di questo tetagramma, lo troviamo nel Salmo e lo troviamo anche in Apocalisse, nella famosa espressione Alleluia. Mentre nel Salmo, specialmente nel Salmo 68, vediamo lì, che vedremo anche mediante questo video, che Yah sarebbe Gesù Cristo, perché il Salmo 68 appunto ci dice che Gesù Cristo è salito in cielo, però prima è disceso sulla terra. Va bene, adesso esamineremo quindi alcuni passi che normalmente nell'Antico Testamento, se leggiamo dal testo masoretico, troviamo il tetagramma. E se leggete invece dalla traduzione del Nuovo Mondo, trovate Geova, che è una forma ibrida, quindi un nome, una pronuncia sbagliata del presunto nome divino. Ora, mediante questo video vi farò vedere appunto dei passi scritturali in cui questo Yahweh dell'Antico Testamento risulta essere Gesù Cristo. Questo chiaramente è normale perché nell'Antico Testamento noi troviamo anche dei passi scritturali dove vi sono per esempio due Yahweh o due tetagrammi o due Geova, per come traduce la traduzione del Nuovo Mondo. Questo per il semplice motivo che uno sarebbe il padre e l'altro sarebbe invece il figlio Gesù Cristo. Però nell'Antico Testamento chiaramente Gesù Cristo ancora non era venuto sulla terra, quindi Gesù Cristo esisteva nella forma di Spirito di Dio, lo Spirito di Cristo, o conosciuto come la parola di Dio. La parola poi si è fatta carne, quindi Gesù Cristo, come si legge nel Vangelo di Giovanni capitolo 1, si è fatto carne la parola e ha abitato per un tempo qui con noi. Ora, ad esempio, se leggiamo nel Salmo capitolo 23, versetto 1, qui leggiamo: l'Eterno è il mio pastore. Mi soffermo qui. Questa espressione, che è molto conosciuta, del Salmo capitolo 23,
nella Bibbia dei Testimoni di Geova, qui noi leggiamo Geova è il mio pastore. Nel testo masoretico invece lì leggiamo YVH, o cioè sarebbero le quattro lettere che io pronuncio per semplificare, Yahweh. Allora, praticamente Yahweh è il mio pastore per gli ebrei. Però gli ebrei chiaramente non pronunciano neanche questo nome Yahweh. Loro questo tetagramma non lo pronunciano, gli ebrei, perché è sacro. Loro pronunciano Signore. Quindi il Signore è il mio pastore. Ma vediamo poi che nel Nuovo Testamento il Signore, il pastore, non risulta essere il Padre, ma risulta essere Gesù stesso. Se noi per esempio andiamo in Giovanni capitolo 10, qui leggo dalla Bibbia di Gerusalemme, o che è uguale il testo alla Bibbia CEI. Allora, Giovanni capitolo 10, nel versetto 11, Gesù Cristo dice: "Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore." Gesù ripete nel versetto 13: "Io sono il buon pastore." E notate bene, nel versetto 16 Gesù dice: "Ci sarà un solo gregge e un solo pastore." Quindi già la scrittura ci dice in maniera chiara che non ci sono due diversi pastori, ma il pastore è uno solo, e il pastore è colui che dà la sua vita per le pecore. Quindi quello che noi leggiamo nel Salmo, l'Eterno o il Signore, o se leggete nel testo masoretico Yahweh, il tetagramma in pratica, o i testimoni di Geova che dicono che è Geova, Geova è il mio pastore, in pratica di chi sta parlando il Salmo? Sta parlando di Gesù Cristo in realtà. Qui quindi il Salmo non sta parlando del Padre, ma sta profetizzando riguardo a Gesù Cristo. Questo è uno dei tanti esempi che troviamo nell'Antico Testamento, in cui, dato che appunto c'è questa forma di Dio che è la Trinità, cioè tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, noi nell'Antico Testamento troviamo quindi alcune volte, in alcuni passi, che ci sono due Yahweh, o due Geova, se leggete dalla traduzione del Nuovo Mondo. Allora, continuando ora a leggere altri passi della Bibbia, ad esempio, se andiamo in Isaia capitolo 43, nel versetto 11, leggiamo: "Io sono il Signore, fuori di me non v'è Salvatore. Io ho predetto e ho salvato, mi sono fatto sentire e non c'era tra voi alcun Dio straniero. Voi siete i miei testimoni, oracolo del Signore, e io sono Dio." Quindi qui un altro passo molto importante: nell'Antico Testamento, nel libro di Isaia, qui normalmente ci troviamo il tetagramma, e quindi risulta questo tetagramma, questo Yahweh, insomma, nella traduzione del Nuovo Mondo invece qui leggiamo Geova. Questo, diciamo, Signore, questo Yahweh, chi è in realtà? Di chi sta parlando? Perché qui Yahweh dice: "Io sono Yahweh, io sono il Signore, fuori di me non v'è Salvatore." E poi dice: "Voi siete i miei testimoni." Ora, se andiamo in Atti, nel capitolo 1, allora nel capitolo 4 di Atti, innanzitutto leggiamo chi è il Salvatore. Atti capitolo 4, versetto 12. Allora, qui si sta parlando di Gesù Cristo. Infatti, vedete il contesto: nel versetto 10 si parla del nome di Gesù Cristo, il Nazareno. Qui è in riferimento a Gesù Cristo come uomo, che è risorto dai morti. E dice che questo Gesù è la pietra scartata da voi costruttori, è diventata testata d'angolo, e in nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Quindi qui la scrittura ci dice che Dio non ha dato nessun altro nome per essere salvati. Ora, se Dio non ha dato nessun altro nome per essere salvati, e in Isaia abbiamo letto che Dio dice: "Oltre a me non c'è nessun altro salvatore",
È chiaro quindi che in Isaia capitolo 43 versetto 11 lì si sta parlando di Gesù Cristo, perché appunto ci viene detto che non vi è salvatore, nessun altro salvatore oltre a me, dice Dio. Quindi il Geova, il Yahweh di Isaia capitolo 43 versetto 11 è Gesù Cristo stesso. Infatti poi leggiamo anche, sempre in Isaia, lì abbiamo letto che voi siete i miei testimoni. Continuando a leggere, allora metto un segnalibro. Se andiamo in Isaia, capitolo 43, di nuovo, quello che abbiamo letto prima, ricordate Atti che abbiamo letto. Non c'è nessun altro Salvatore oltre a Gesù Cristo. Dio dice: io non ho dato nessun altro nome oltre al nome di Gesù Cristo. Quindi quando qui dice io sono il Signore qui dove dice non vi è fuori di me nessun Salvatore, è Gesù Cristo. Infatti cosa dice dopo la scrittura? Voi siete i miei testimoni. Se andiamo ora infatti in Atti degli Apostoli, capitolo 1, nel versetto 8, Gesù Cristo qui dice ai discepoli. Se leggete il contesto qui, vedrete che è Gesù Cristo che sta parlando ai suoi apostoli, proprio prima di andare in cielo. Gesù dice: ma avrete forza dallo Spirito Santo e scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Quindi qui Gesù stesso conferma la profezia, la scrittura che abbiamo letto prima di Isaia, capitolo 43, il versetto 11. Gesù stesso dice: voi mi sarete miei testimoni. Quindi io sono il Signore, cioè io sono il Signore Gesù Cristo, il Yahweh, il Geova, se leggete la traduzione del Nuovo Mondo, di cui qui sta parlando il profeta Isaia, non è il Padre, ma è Gesù Cristo, il Signore. E il Signore dice: fuori di me non v'è Salvatore. Il Salvatore non vi è salvezza in nessun altro, come abbiamo letto in Atti 4:12, non vi è salvezza in nessun altro nome. Dio non ha dato, la scrittura dice, nessun altro nome per essere salvati. Quindi fuori di me non v'è Salvatore. È chiaro che qui Dio, il tetagramma che qui trovate nel testo masoretico, è riferito a Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è Dio. La seconda persona della Trinità. E Gesù Cristo dice: voi mi siete miei testimoni. Qui lo Spirito di Cristo sta profetizzando. Sta profetizzando per bocca del profeta Isaia e sta appunto profetizzando l'evento che abbiamo poco fa letto in Atti capitolo 1. Ora, se ancora andiamo nella lettera di Tito, allora, lettera di Tito nel capitolo 2, nel versetto 13, leggiamo: nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi. Quindi qui la scrittura ci dice che Gesù Cristo è il nostro grande Dio e il nostro Salvatore. Atti 4:12 dice che Gesù è l'unico Salvatore. Isaia 43:11 dice: io sono il Signore, io sono Yahweh, fuori di me non vi è Salvatore. Quindi è chiaro che Gesù Cristo è Dio onnipotente al pari del Padre. Ma continuiamo, andiamo adesso in Isaia capitolo 42 e leggiamo un altro passo dell'Antico Testamento. In Isaia capitolo 42, il versetto 8, Dio dice: io sono il Signore. Ancora una volta qui troviamo il tetagramma e nella Bibbia del Testimone di Geova qui trovate il nome Geova. Quindi nella Bibbia, nella traduzione del Nuovo Mondo, qui si legge: io sono Geova, questo è il mio nome. Non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. Quindi qua, secondo la scrittura, Dio non dà la sua gloria e il suo onore agli altri. E
Eppure in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, la scrittura dice che tutti devono onorare il figlio alla stessa maniera come si onora il padre. Chi non onora il figlio, non onora il padre, dice la scrittura che lo ha mandato. Potete poi ricercarvi da voi stessi questa scrittura, si trova nel Vangelo di Giovanni. Quindi Dio dà l'onore che spetta a lui, lo dà al figlio. Però qui sta dicendo la scrittura, io sono il Signore, io sono Yahweh e non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. Quindi Gesù Cristo è Dio. E vediamo infatti in 2 Pietro capitolo 3 versetto 18, qui ho annotato due scritture, 2 Pietro 3, 18. Notate cosa dice l'Apostolo Pietro riguardo a Gesù Cristo. Allora, secondo Pietro 3:18. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria ora nel giorno dell'eternità. Amen. Quindi la gloria, vedete, l'Apostolo Pietro chiama il Signore Gesù Cristo il nostro Salvatore. E dice a lui sia la gloria. Come potete ben vedere, qui la gloria viene data a Gesù Cristo e non al Padre in questo versetto. Eppure Dio dice nell'Antico Testamento, quindi Geova, se leggete nella traduzione del Nuovo Mondo, dice non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. E qui vediamo che la gloria viene data a Gesù Cristo. Ma non è questo l'unico passo. Se andiamo in Apocalisse capitolo 5, vediamo che anche qui la gloria viene data a Gesù Cristo. Apocalisse capitolo 5, qui leggiamo. Allora, vediamo che tutti gli angeli nei cieli danno gloria a Gesù Cristo e dicevano a gran voce: l'agnello che fu immolato è degno di ricevere la potenza e la ricchezza, la sapienza e forza, onore e gloria e benedizione. Tutte le creature del cielo, della terra, sottoterra e nel mare e tutte le cose ivi contenute, udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano amen. E i vegliardi si prostrarono in adorazione. Qui vediamo che il Padre e il Figlio vengono adorati, tutte le, diciamo, le creature nel cielo e nella terra danno gloria all'agnello e a colui che siede sul trono. Quindi vedete, lode, onore e gloria all'agnello e a colui che siede sul trono. Eppure Dio ha detto in Isaia capitolo 42, versetto 8: io sono il Signore e non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. Anche qui quindi vediamo che Gesù Cristo è Dio. Se Gesù Cristo non era Dio onnipotente al pari del Padre, Gesù non poteva ricevere la gloria e l'onore che spettava al Padre. Cioè il Padre avrebbe da solo, solo lui, ricevuto gloria e onore. Ma vediamo che nelle Scritture la gloria e l'onore viene data al Figlio alla stessa maniera come viene data al Padre, affinché tutti onorino il Figlio proprio come si onora il Padre, come si legge nel Vangelo di Giovanni. E abbiamo visto prima anche il passo che Gesù Cristo è l'unico pastore. E se leggiamo ancora Isaia capitolo 8, in Isaia capitolo 8 ci sono molti molti passi scritturali da esaminare. Allora, Isaia capitolo 8 versetto 13, 14 e 15. Ancora una volta badate bene che qui troviamo sempre il tetagramma che viene tradotto Signore, sempre dal testo masoretico comunque. E nella Bibbia dei Testimoni di Geova o traduzione del Nuovo Mondo li troviamo il nome Geova. Quindi
Allora qui dice il Signore degli eserciti, lui solo ritenete santo, egli sia l'oggetto del vostro timore, della vostra paura. Egli sarà laccio e pietra d'inciampo e scoglio che fa cadere per le due case di Israele, laccio e trabocchetto per chi abita in Gerusalemme. Tra di loro molti inciamperanno, cadranno e si sfracelleranno, saranno presi e catturati. Qui si parla di Gesù Cristo come pietra d'inciampo, scoglio che fa cadere per le due case di Israele. Dice che molti inciamperanno, cadranno e si sfracelleranno, parlando appunto di questa roccia, questa pietra che è Cristo. E quindi sembra dire quindi la scrittura che qui praticamente Geova è il Signore. Invece, poi vediamo che se andiamo a leggere la scrittura di 1 Pietro capitolo 2, dal 4 a 8. Primo Pietro 2 da 4 a 8, vediamo che la pietra è Gesù Cristo. Infatti, l'Apostolo Pietro qui ci dice: si legge infatti nella scrittura: ecco, io pongo in Sione una pietra angolare scelta e preziosa, e chi crede in essa non resterà confuso. Onore dunque a voi che credete, ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata la pietra angolare. Sasso d'inciampo e pietra di scandalo. Loro vi inciampano perché non credono alla parola. La parola è Gesù Cristo, e a questo sono stati destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, il sacerdozio, il regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Comunque, il punto che ci interessa qui è che la pietra di cui abbiamo letto prima in Isaia capitolo 8, versetto 14, sì, 13 e 14, vediamo che qui l'Apostolo Pietro dice che questa pietra è Gesù Cristo. La pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso d'inciampo e pietra di scandalo. Quindi Gesù Cristo è il sasso d'inciampo, la pietra di scandalo. E loro dice, vi inciampano perché non credono alla parola. Parlando di loro, qui sta parlando degli ebrei. E quindi, ritornando in Isaia capitolo 8, vediamo che, come spiega l'Apostolo Pietro stesso, il Signore di cui qui si parla, o il tetragramma, Yahweh in pratica, o il Geova di cui qui parla la traduzione del Nuovo Mondo, questo è Gesù Cristo. Perché dice, egli sarà laccio e pietra d'inciampo e scoglio che fa cadere per le due case di Israele. Tra di loro molti inciamperanno, cadranno e si sfracelleranno, saranno presi e catturati. È proprio quello che abbiamo letto in 1 Pietro, capitolo 2, versetti che vanno da 4 fino a 8. Quindi l'adempimento di questa profezia che riguarda Yahweh, che riguarda Dio, si è adempiuta in Cristo. Quindi Yahweh qui risulta essere Gesù Cristo. Proprio perché, come vi ho detto all'inizio di questo video, Gesù è la seconda persona della Trinità. Ma questo non è tutto. Ora andiamo a vedere, per esempio, la roccia. Parlando sempre di Gesù Cristo non è soltanto la pietra di inciampo, come abbiamo letto qui in Isaia, capitolo 8, versetto 13 e 14, ma Gesù è anche la roccia. La roccia che seguiva il popolo da cui usciva acqua. Se andiamo in Esodo capitolo 17, il versetto 6. Allora, Esodo capitolo 17, versetto 6. Leggiamo. Qui è Dio che sta parlando a Mosè. Il popolo si trovava a Meriba o Massa. Il luogo dove si trovavano, Meriba o Massa, e il popolo era assetato e non avevano da bere acqua. Allora Dio, notate cosa dice a Mosè, il versetto 5, il Signore disse a Mosè, ecco, il versetto 6, io, guardate bene, io starò davanti a te sulla roccia, sull'Oreb, tu batterai sulla roccia e ne uscirà acqua.
e il popolo verrà. Potete anche esaminare queste scritture qui che io ho trascritte. Numeri capitolo 20, versetto 8, per esempio. In Numeri capitolo 20, versetto 8, vediamo che il racconto parallelo a quello che abbiamo letto. Allora, tenete in mente quindi che Dio dice a Mosè: io starò nella roccia, tu colpirai la roccia e dalla roccia uscirà acqua. Leggendo ora Numeri capitolo 20, versetto 8, il Signore ancora disse a Mosè, quindi è sempre Dio che parla, Yahweh, pratica il tetagramma: prendi il bastone e tu e tuo fratello Aaron convocate la comunità e alla loro presenza parlate a quella roccia ed essa farà uscire l'acqua. Vedete? Parlate a quella roccia, gli dice Dio, ed essa farà uscire l'acqua. Questa roccia era Cristo, dice la scrittura. Mentre nel racconto parallelo dice: io starò davanti a te sulla roccia. In Primo Corinti, capitolo 10, vediamo che questa roccia era Cristo. Ancora una volta, quindi, Yahweh dell'Antico Testamento risulta essere Gesù Cristo. Allora, nel capitolo 10 di Primo Corinzi, leggiamo nel versetto 4, parlando degli israeliti che erano usciti dall'Egitto, dice: tutti bevevano la stessa bevanda spirituale, perché bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Nella traduzione del Nuovo Mondo, io questo anche l'ho fatto vedere in qualche video, qui i testimoni di Geova mettono rappresentava Cristo, al posto di la roccia era Cristo, mettono che la roccia rappresentava. Però vi ho fatto vedere che nell'edizione del 1987 della traduzione del Nuovo Mondo, l'RB8, quella grande per lo studio, trovate qui un asterisco dove sotto l'asterisco trovate una nota dove appunto c'è scritto che la roccia era Cristo. Quindi la roccia non rappresentava Cristo, ma la roccia era Cristo. Quindi significa che Yahweh, che seguiva il popolo di Israele, era Gesù Cristo. Non era il padre, quindi era Gesù Cristo che guidava il popolo di Israele. Ma non è finita qui. Infatti, sempre continuando a leggere, qui sempre più avanti, allora nel capitolo sempre 10, leggiamo versetto 9: non mettiamo alla prova il Signore, come fecero alcuni di essi, e caddero vittime dei serpenti. Ancora una volta, perché poi si è andata a leggere nell'Antico Testamento, vediamo che gli ebrei tentavano Yahweh, cioè misero alla prova Yahweh. Allora Yahweh gli manda poi dei serpenti e quindi li punisce, e ne morirono quel giorno tantissimi, diciamo, di ebrei, perché erano appunto ribelli a Dio. E qui ci dice la scrittura: non mettiamo alla prova il Signore, come fecero alcuni di essi. Quindi vediamo che loro mettevano alla prova il Signore Gesù Cristo. Ma questo aspetto poi lo esaminerò, farò un altro video, che ci sono ancora tante altre scritture da esaminare. Scritture che appunto ci attestano che Gesù Cristo è Dio e che quindi Gesù è al pari del Padre, non inferiore al Padre come sostiene la società Torre di Guardia. Bene, questo video quindi poi continuerà. Qui adesso mi fermo e ci risentiamo.